Non Chiara, tanto è troppo corta. No, stai scherzando? Ragazzi, no, Chiara, io ho tagliato... Fa toccare? No, io ho tagliato 6 mesi di capelli. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine, e benvenuti in questo super folle video. Vi dico folle, ragazzi, perché... Ma pensa che non la vedo? Ma... Vabbè, ragazzi. Sì, Chiara, stavo già accennando ai nostri amici che... Mi hai chiesto di esaudire un tuo desiderio che mamma Giulia non sa ancora. Ma ragazzi, io non so voi, ma mi sta già venendo il panico. Allora, facciamo una cosa, tagliamo la testa al toro. Dimmi qual è il desiderio. Allora ti devo tagliare veramente la... Non ti mi tagli la testa. Dimmi qual è il desiderio. Te lo dico in bagno, vieni. No, non ho capito. Aspetta, aspetta, Chiara, aspetta, aspetta. Chiara? Eccomi. Scusami, ma perché mi hai portato in bagno? E hai già acceso tutte le luci, ma Chiara, che cosa stai escogitando? Mamma! Bagno, desiderio e... Capelli! Cosa? Tu hai accettato il mio desiderio? Allora, sì, è vero, in effetti, io ho accettato di esaudire un tuo desiderio. Non so perché, ma sarà un desiderio che sarà abbastanza complicato. E soprattutto è un desiderio che mamma Giulia non sa ancora. E vabbè, dai, dimmi. Volevo che io ti tagliavo la frangia a te e io tu mi tagliavi la frangia a me. Perché guarda come mi è cresciuta e da tanto... Che... E da tanto che non me la faccio tagliare, cioè ti rendi conto? E soprattutto, prima cosa, bisogna lavarsi i capelli perché sennò sono sporchi. Come fai a lavarli? Cioè a tagliarli? Cosa? Tu vorresti tagliarmi i capelli a me e io taglierò i capelli a te? Yes. No, 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 aspetta un attimo. Con calma, perché il mio cuore sai che ogni tanto batte un po' più veloce. Quindi spiegami con calma che cosa dovrei fare. Niente, prima tu mi taglierai la frangia e mentre mi faccio la doccia. Ah, quanto capito, io taglierò i capelli a Chiara e Chiara dovrà tagliare i capelli a me. Quindi lasciamogli fare la doccia a Chiara e ci vedremo appena la doccia è stata terminata. Ragazzi, doccia terminata e ci vediamo tra 3 secondi. Ragazzi, ecco a voi forbici e pettine che andremo a usare per tagliare i capelli a Chiara. E poi penseremo a farmi a me tagliare i capelli. Magari prima forse è meglio che mi faccio una tinta perché ho tanti capelli bianchi. Difatti speriamo di non pentirmi della scelta che ho fatto con Chiara, cioè di assecondare il suo desiderio. Vuol dire dimmi. Che sei anche un po' più vecchia. C'hai anche ragione. Scusate, non vi faccio ancora vedere Chiara perché si sta finendo di vestire. Mi sono messa la canottiera. Si è messa ora la canottiera, si vestirà e poi procederemo al taglio della frangia. State sintonizzati lì. Ah, premesso, amici, e ve lo volevo comunicare, che io ho fatto la parrucchiera, quindi quelle piccole frangette o quelle puntine quasi sempre gliele taglio io a Chiara. E ovviamente qualsiasi cosa che dovrà fare più approfondito a Chiara la porto sempre dal parrucchiere. Quindi ragazzi, vi volevo comunicare che le forbici solo un adulto le può usare, mi raccomando. Quindi non tagliatevi da solo i capelli, ma sempre sotto la supervisione di mamma o papà. È vero che mamma bisogna sempre avere i capelli bagnati, zuppi, perché se lo fai con asciutti i capelli viene un male, un pasticcio. Quindi un ora pasticcio. Bravissima, quindi ora vai a prenderti il puffo di là grigio. Allora ragazzi, aiuto mamma, ho l'ansia. Poi guarda che sei tu che me lo stai facendo fare, aiuto. Mamma, non mi metti un asciugamano perché mi sono appena lavata. Sì amore, sei tranquilla, ma intanto volevo vedere la frangia. No, spiega ai nostri amici che la frangia ogni volta te la taglio io. Sì, proprio così. Ok. Ragazzi, abbiamo cercato una posizione almeno. Sì? Sì. Sembrerebbe che l'abbiamo anche trovata. È vero, check! Non è male. Sì. Dovete capire che la telecamera, anzi la videocamera, è appesa sopra il lavandino. Quindi sperando che non si spacchi la videocamera. Vedete come che andiamo? Luna. Sì, perché la Chiara mamma, è cresciuta. Mi sto pentendo. No, non ti puoi essere ancora pentita perché non l'abbiamo ancora fatto. No, perché non
Cucci cucci. E allora, no? Lasciamo perdere? No, sì. Ok, allora fino adesso... Fino a quando la tagli? Fino a qua, qua? Qua, la tagliamo qui, frangettina. Ma stai scherzando? Eh sì, e se vuoi no. La freccia così? Ma stai scherzando così corta? Fino a qua! Qui la taglia, fino a qua. Così lunga? Non ti preoccupare, perché poi quando si asciuga, gonfia, quindi ma rimane... Ma lo sapete, ragazzi, che noi abbiamo visto un... Cioè, io l'ho visto. Ah, e ovviamente cerchiamo di farla a tendina, quindi... E come fai sempre? Aiuto, ma devo chiudere gli occhi. Ragazzi, siete pronti? Aiuto. A vedere? Mi piace un sacco il rumore. Sì, adesso la taglieremo leggermente più lunga. Oh, che era te l'ho tagliata troppo corta? No, stai scherzando? Ragazzi, non fa toccare, fa toccare. Dai, vai a buttare nel gabinetto. Ah, cucci cucci. Dai, vai. Ragazzi, speriamo di aver fatto la cosa giusta. Ragazzi, guardate bene la frangetta della nostra mitica figlia Chiara. Poi te la devo fare a te, mamma. Sei pronta? No, non sono pronta. Vabbè, sì, intanto sei pronta. Intanto andiamo ad asciugare i capelli a Chiara e vediamo il risultato finale. Ragazzi, siete pronti? 3, 2, 1, go! Cambio look, cambio look. Sì, ma fatti vedere, non devi guardarti allo specchio. Mi sono pure messa l'olio, mi sono piastrate i capelli. Così non mi si vedono le sopracciglia e ce l'ho fatte malissimo. Ah, tu ce le sopracciglia fatte. Adoro, adoro. Guardami ancora un attimo, Chiara. Allora, mi raccomando, amici nostri, dovete scrivere qua sotto nei commenti se preferite Chiara con la frangetta oppure Chiara senza frangia. Ma che brutta, Chiara senza frangia, Chiara con la frangia. Sei poco vanitosa, eh? Sì, sì. Ma lo sai, mamma, che tu mi hai detto che sembro più cattiva. No, sembri più monella, quello sì. Ragazzi, prima frangetta di Chiara fatta. Ora andremo a fare la tinta a mamma Giulia, cioè andrò a farmi io la tinta. Vai, perché Chiara... Sì, Chiara intanto va a versi un succo, nel mentre mi metto sulla tinta e vi faccio vedere a tinta terminata la testa che avrò. A tra poco! Ma tu devi far vedere ai nostri amici come mamma Giulia si fa la tinta. Perché se delle donne o delle ragazze non si sanno fare fa la tinta... tinta. Ah. Ciao! No, vabbè ragazzi, non è normale. Io ragazzi uso sempre quella della palette. Oh mamma, che strano! Eppure puzza un sacco. Non mi piace l'odore della tinta perché sta... Ah, pensavo che non ti piacessero i tuoi capelli. Ma stai scherzando? Spero, cioè nel senso che puzza un pochetto e nient'altro. Ah, quindi la tinta, non sì. I tuoi capelli. Io pensavo che fossero brutti i tuoi capelli. Ma stai scherzando? Spero. Si sta pulendo perché era sporca. È normale quella. Vieni a farti vedere, vieni, vieni. Tocco di patatina. Ma mi prendi in giro? Lo sai che non si prenderebbero. Non si devono prendere in giro le mamme, Chiara? Tu. Che bella. Ma perché mi stai imitando come faccio io? Perché mi stai imitando come faccio io? La tinta fatta, adesso aspetteremo mezz'oretta di tempo e poi vedremo il risultato finale. Cioè, che la devi lavare. E poi ragazze, Chiara mi dovrà tagliare i capelli. Vi prego, vi prego, vi prego. Fate un voto che Chiara non debba mai più tagliare i capelli in vita sua finché non diventerà brava e una professionista. Perché non ha mai tagliato i capelli. Aspetta! E taglierà per la prima volta i capelli a chi? A mamma Giulia! Vi rendete conto? Vabbè ragazze, aspettiamo. Laviamoci e poi vediamo. Io avrei un po' di ansia a tagliarti i capelli. E però me li tagli o no? Va bene. Sì! Vedo l'ora di pelarti come un minus! Oppure un nene con la papaya. No, Chiara mi stai mettendo paura, sai? E con quella frangetta ancora di più. Vabbè, dai. Guarda, un nene con la papaya. 2 hours later. Finalmente dopo 2 ore e mezza la mamma si è fatta la doccia, si è lavata i capelli, ora tagliamo, vero mamma? No Chiara, non ci penso nemmeno di tagliare. Però tu ti stai già pettinando per i capelli?
Sì, mi sta pettinando i capelli per vedere come posso stare con la frangia, ma non penso proprio di tagliarmeli. Sai, Chiara? Perché ho l'ansia di non starci bene, perché la frangia non tutti possono stare bene. Tipo, tu non ci stai bene. Sì, e difatti io non la farò la frangia. Sì, che la farai. Cosa? Anche voi, amici da casa, dite di sì a mamma mia, così possiamo farvi la frangetta, vero mamma? Te lo stanno dicendo tutti, di farti la frangetta. Chiara, io sinceramente non penso di starci bene, cioè nel senso, non mi vedo con la frangia. Vabbè, sì. Nel mentre cerchiamo di capire un attimo se la devo fare o non fare questa frangia, perché Chiara praticamente mi ha obbligato e quindi sapete che bisogna sempre mantenere le promesse che facciamo ai nostri bimbi. Quindi, vabbè, nel mentre cerco di dare un tono a questi capelli e vedere se fare la frangia è la scelta giusta. Mamma mia. No, togli queste forbici, togli queste forbici. Tagliare. Allora mamma, io farei che ti taglio la frangia. No, ti prego. Fino a quanto? Dimmi fino a quanto. No, io c'ho ansia. Allora, facciamo come il solito. Allora, così, perfetto. No, Chiara, io ci posso. Aspetta, che tu già li hai divisi. Ok, fino a quanto te lo posso tagliare? Ma tu lo sai, Chiara, che tu andrai in castigo per 2 anni? Che se ne frega, anche se vado in castigo. Allora, così. Come, fino a quanto te lo taglio? Aiuto, mamma, per favore. Mamma, io basta, me ne vado. Ciao! Al prossimo video! Io me ne vado perché ho paura a tagliarli. Quindi hai paura del castigo? No, perché non riesco a tagliarli. Vabbè ragazzi, io non so che cosa fare. Allora, come potete notare, la frangia è veramente tanta, cioè nel senso che è bella lunga. Se io la vado a tagliare... Sei mai fatta la frangia? Sì amore, l'ho fatta corta come la tua. Ragazzi, io provo a vedere che cosa riesco a fare e tra poco vi farò vedere il risultato. Ma sicuramente mamma Giulia sta facendo una di quelle cavolate madornali. Vabbè, a dopo. Tipo così? Va bene. Cavolo, ma Chiara, guarda che è tantissimo. Vabbè, chi se ne frega, vai, a brucio. Come a brucio? Vai, ma. No, ti prego. Mamma. No, la faccio un po' più lunga, al massimo la taglio. Va bene. No, la faccio corta. Corta. Così? Sì. E se poi non mi piaccio? Mamma, sei bella comunque. No, amore mio, grazie, lo so, però non lo so. Aspetta un attimo. Cosa c'è? Ok, va bene. Allora, bimbi. Bimbi, amici, macchiette, macchiettine, la mamma Giulia sta facendo una di quelle cavolate madornali. Vai. Ragazzi, sapete che mi stanno sudando le mani. Mamma, chi se ne frega, vai. Sto sudando anch'io. No, Chiara, io ho tagliato. Fa toccare? No, io ho tagliato 6 mesi di capelli. Ho tagliato 6 mesi di capelli, non toccarli. Mamma mia, ma perché mio? Non ci posso credere. No, io veramente... Vabbè, intanto cominciamo a asciugarli e cerchiamo di capire che cosa ho combinato. Allora, ragazzi, ho appena terminato di asciugarmi i capelli e la frangetta è venuta così. Allora, cosa ne pensate? Tengo che la paura. Diciamo la verità, ero convinta di starci peggio. Ci sto abbastanza bene. Chi è? Ciao Diego, amore, ti sei svegliato? Dovete sapere che Diego stava riposando di là. Appena termino vi farò vedere il risultato di mamma Giulia e figlia Chiara. Tutte e due con la frangetta. A dopo. Ragazzi, io direi che alla fine le frangettine mamma Giulia e figlia Chiara le abbiamo fatte. E Chiara, cosa stai facendo? Mettendo le unghie. Le unghie a molletta? Possono esistere. Quindi si potrebbe fare una super challenge. Me le metti? No, vabbè ragazzi, io vi saluto, spero che il look di oggi vi sia piaciuto. Lasciatemi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. E nulla, ci vediamo domani con un nuovo video. Aspetta, e se non l'avessi ancora fatto... Sì, e soprattutto ragazzi, lo stavo dicendo Chiara, mi raccomando, chi non l'avesse ancora fatto ci vada a seguire su Instagram. Ciao!